Mi è piaciuta la prepotenza con cui hai superato. Certo. Mi piacciono anche le salviettine per pulire il culo che c'è nella tasca esterna dello zaino. Ti piacciono? Mica. beh, dopo mi devo lavare, scusa. È una brutta verità, ma qualcuno doveva pur dirla. Eccoci fans, sembriamo due delle tutine, ve le ricordate? Belle. Sì, 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 erano molto belle e sexy soprattutto. Comunque purtroppo è arrivato il momento di andare a casa, abbiamo già caricato le moto, quindi adesso ci mette alle tutte e ci rivediamo direttamente in moto, vi facciamo fare un pezzettino di ritorno con noi. Vuoi dire qualcosa? Sono molto triste. È vero. Tantissimo e soprattutto non vedo l'ora di arrivare a casa e di far passare questo viaggio angosciante. Bello, sempre pensieri positivi. One hour later. Eccoci fans, non siamo partiti da casa perché abbiamo dovuto buttare l'immondizia, fare cose varie, che non so, cioè, che cosa filmavamo. Dove siamo adesso? Sotto il ponte di Baracca. Sì, beh. Siamo in direzione Olbia per prendere la nave. Diciamo che siamo all'inizio della statale 198, che abbiamo già fatto una volta un pezzettino. Cioè all'andata l'abbiamo fatta ma era buio e quindi non si è visto niente. Cioè non abbiamo neanche ripreso perché era proprio buio. Adesso sono le 5 meno 10 del pomeriggio. Fa un caldo della Madonna. Sono 34 gradi. Però c'è luce. Vuoi dire qualcosa, Luna? Sto già soffrendo molto. Goditi le ultime curve perché una volta che arriviamo su a Villa Grande sei fini per davvero. Ah, il sole, cielo azzurro, tutte e due cose che a casa non vedremo più. Cielo azzurro può essere, il sole no, dai, ancora per un po'. Più che altro non lo vediamo, lo vedremo grigio. Sì. Che mi acceca il sole. Mi acceca? Ma è fortissimo. Sarà che è un po' basso. Vuoi raccontare un aneddoto della vacanza? Un aneddoto della vacanza? Quando finisci di sbadigliare, con calma. Non so. Non mi hanno mangiato nessun pesce. Che aneddoto interessante. Non lo so, abbiamo già raccontato tutto. Cioè non c'è qualcosa di nuovo che posso raccontare. È stato già tutto filmato. Ho capito, ma magari loro ancora non l'hanno visto. O non hanno visto le storie, perché non ci seguono su Instagram. Beh, andate a seguirci su Instagram e su TikTok, perché sennò vi perdete la parte più divertente dei nostri contenuti. Perché giri in moto non sono divertenti? Sì, beh, ok, però la vita di tutti i giorni è più divertente a volte. Ah, ok. Ci sono più scene improvvisate, oppure aneddoti da raccontare. Che adesso non puoi raccontare. Io voglio raccontare Luna Colombo guida il panda rosso. Flashback. La prima dentro, gas a martello. Luce accese anche di giorno. Solo quella che funziona di sinistra, esatto. Perché quella di destra ci ha abbandonato. End of flashback. Come avrete visto c'è stato prestato questo panda e la prima volta che ha schiacciato la frizione ha detto la madonna cos'è quella roba qua. Era un po' durina in effetti. Sì, alla lunga era divertente guidarla. Però dopo un po' infatti ci ha preso la mano e se la viaggiava. Viaggiavo di bestia. Ieri ho pure messo la quinta. Di bestia mi sembra un parolone. Decollavo proprio prepotentemente. Sì. Comunque adesso stiamo facendo la strada che va da Tortoli a Villanova Strisali, anzi a Villa Grande Strisali, da dove poi si prende la statalona nuova che collega Olbia. Comunque guarda qua che c'è stato un incendio. Infatti è l'andata quando eravamo qua, ti ricordi che c'era odore di bruciato? Ah sì, è vero. Solo che era tutto buio, non abbiamo visto niente. Comunque
speravo che non arrivasse mai questo momento, invece è arrivato. Quando manca una settimana, perché la prima settimana non ci pensi, ma quando inizia a mancare una settimana cominci a contare i giorni che mancano e in realtà la vivi un po' male, secondo me. Perché inizi a dire, mancano 3 giorni, mancano 4 giorni, allora oggi faccio questo, domani faccio quello. Invece quando sei appena arrivato te la godi di più perché non stai lì a pensare quanti giorni mancano, cosa devi fare. Fai quello che ti va come viene. Infatti la soluzione è vivere di rendita e trasformare la propria vita in una vacanza. Facilissimo. Difficile ma non impossibile. Ma se vuole allargarla ancora un po' di più? Sì, infatti. Vuole andare ancora un po' più piano. Comprare le macchine grandi poi non sanno guidare. Macchina grande, caso piccolo, eh? Questo non si sa. Pensa che le mie colleghe partono oggi per la Sardegna. Che invidia. Quando tornerò non ci saranno. Devi girare in su verso sinistra, eh? Qua? Sì, Olbia. Adesso questo qua è l'ultimo pezzettino di raccordo verso la statalona drittona. Non va. Non gufarla. Racconta di quando ti ho portato al ristorante ieri sera e l'altro ieri sera dietro di me. Dovete sapere che in queste ultime due sere siamo andati in un ristorante poco lontano da casa, in moto. Flashback. Luna Colombo al ristorante. Vuoi raccontarci qualcosa? Che adesso mi berrò questa bella birra ghiacciata. Questa lascia anche i baffi, Oh, nel mio istante preferito, che bello. Due sere di fila. End of flashback. Beh, io ero ovviamente in pantaloncini e maglietta. Siamo al mare. Non è il massimo per la sicurezza, ma erano veramente pochi chilometri e non è che si può andare in tuta al ristorante. Esatto. E niente, quindi all'andata tutto bene, al ritorno 19 gradi. Faceva un pochino freddo. Quindi tipo sembrava che in certi punti c'era tipo la corrente del mare, non lo so, del polo artico. No, veniva giù dalla montagna l'aria. Ah, veniva giù dalla montagna. Sì, per quello che era così fredda. Beh, comunque era come, non so, un polo glaciale artico. Si sentiva l'una dietro che... Oh, ma hanno aperto il freezer! Abituata così a questo clima tropicale da 2 settimane, un po' di freddo mi ha destabilizzato. Ce l'ho sentito un po' di più del solito, magari. Abbiamo trovato il tappo? Tappi multipli, è una stazione di imbottigliamento del vino. Comunque volevo ricordarti che poi ci sarà tutta quella parte di attesa. Ma in realtà dice che arriviamo alle 7:10, quindi non è che sei in orario, non è che aspettiamo molto, eh. Sì, in teoria dovrebbe imbarcare alle 7:30, ma non imbarcherà mai alle 7:30. Dipende se è in orario o no. Bosco di Santa Barbara. Mi è piaciuta la prepotenza con cui hai superato. Certo. Mi piacciono anche le salviettine per pulire il culo che c'è nella tasca esterna dello zaino. Ti piacciono? Mica. Beh, dopo mi devo lavare, scusa. È una brutta verità, ma qualcuno doveva pur dirla. Destra o sinistra? Destra, ovviamente. Infatti dovete sapere che è appena finita la bretella di collegamento e siamo arrivati sulla statalona drittona. Giusto il tempo di mettersi e spegneremo tutto perché prevedo scarse emozioni. Infatti Luna annuncia il fatto che siamo arrivati, che ci vediamo direttamente a Olbia. Siamo arrivati su questa bellissima statale tutta dritta fino a Olbia. Quindi ci rivediamo quando arriviamo a Olbia. Vi faremo vedere la nave. Ci vediamo ad Olbia. Prima di vederci a Olbia, teletrasporto. Volevo fare un promemoria. Ci sono 27 gradi. Si sta veramente bene. Teletrasporto. Vabbè, comunque, non so cosa volevo dire. Cosa volevo dire? Ah, beh, stiamo per partire.
Mentre Luna Colombo si spoglia, siamo entrati in possesso della cabina, tutte e due nella stessa nave. Quindi Luna non ha preso il 9 e un quarto. Non so come sia potuto succedere, forse inconsciamente volevo mandarla su un'altra nave.